parlamentari qui a darci un minimo di, a parte solidarietà, ma proprio un minimo di forza per far capire a tutti che nonostante la guerra dentro il palazzo è veramente una cosa angosciante. Abbiamo fatto una cena tempo fa, c'erano Federica Daga, Alessandro Di Battista, ci hanno detto che loro tutti i giorni guardano in faccia la mafia dentro le istituzioni. Purtroppo questa è una realtà molto complicata la nostra. L'Italia è dominata da poteri forti, quindi farei un grande applauso a Massimo Baroni che ci spiegherà un po' che cosa stanno facendo i nostri parlamentari dentro al palazzo. Grazie. E allora io sono uno di quelli che è sempre stato fino a questo momento uno di quelli meno comunicativi, meno televisivi del gruppo storico che conosco dal 2008 e di tutto il gruppo dei candidati che sono stati quelli delle regionali, dei nazionali, eccetera. Sono l'ultimo degli eletti della circoscrizione Lazio 1. C'è una ragione particolare perché quando dopo il boom di Parma io facevo parte del gruppo dei 30-50 storici che andava avanti dal 2008, dalle amministrative del 2008, per cui c'è anche Fabio che ci conosciamo dal 2009. Dopo il boom di Parma i numeri sono diventati pazzeschi su Roma, non eravamo più un gruppo che facevano cose strane, di neoavanguardia, sentivi parlare di transition town, di decrescita felice, sentivi parlare di tante cose, di democrazia diretta, di cose in cui tu pensavi di essere un po' una parte nel sistema sociale, nel sistema culturale italiano in quel momento, perché soprattutto ti riferivi alla rete. E in tutto questo noi portavamo delle vertenze ben precise in piazza, insieme sempre alle associazioni dal basso, però eravamo una percentuale del 2 del 4%. Dopo Parma tutto è cambiato. È cambiato e i numeri sono diventati estremamente grandi e quindi io faccio un pochino la memoria storica del gruppo, in un certo senso. Sono un appassionato del meetup e dopo Parma i numeri erano talmente grandi, le riunioni venivano talmente tante persone che io ho guardato mia moglie e ho detto: senti Enza, io qua c'è questo movimento a cui siamo affezionati, però ci dobbiamo dare delle regole. Io parteciperò a un solo gruppo territoriale, il mio, quello del mio municipio, che si era riformato proprio dopo Parma, perché prima non c'era, e a un solo gruppo tematico, che era quello delle politiche sociali. Poi dopo la caduta dalle Polverini, siccome io sono uno psicologo, mi ritengo uno psicologo sociale oltre che di comunità, mi occuperò insomma del tavolo politiche sociali e del tavolo salute. Però sono una persona che, un po' per motivi miei di carattere molto curioso, eccetera, applico la cultura dell'indagine. Io credo che il bello del movimento, al di là del fatto che noi siamo tenuti a fare opposizione e a fare un'opposizione strenua, quello che dobbiamo fare però è anche essere propositivi. E non possiamo essere propositivi se prima ognuno di noi non ha applicato la cultura dell'indagine. Questo significa andare a controllare le informazioni che ci vengono date, perché in Italia uno dei grossi problemi dell'Italia è la superficialità. Una delle nostre delle grandi critiche che ci fanno, anche come Movimento 5 Stelle, è quello di avere un atteggiamento muscolare nei confronti delle cose, cioè andare avanti a slogan. Per cui c'è tutta una parte invisibile del movimento, molto meno, che fa da tessuto connettivo tra molte persone estremamente visibili e cercano di armonizzare le diversità. Noi dobbiamo ricordarci, dobbiamo continuare a valorizzare le diversità e possiamo valorizzare le diversità solo se conosciamo quello che stiamo facendo, solo se siamo in grado di mettere la faccia in prima persona rispetto a quello che diciamo. E non c'è bisogno di mettere la faccia davanti alla televisione, perché il nostro non è un movimento televisivo. Il nostro è un movimento magari antipatico, per cui va bene. Molti di noi, uno dei soprannomi di Roberta, che mi fa molto simpatia, perché Roberta io la conosco dal 2008, il suo soprannome mi fa enormemente simpatia perché quel giornalista di cosa l'ha chiamata Miss Simpatia Lombardi. Noi non dobbiamo avere paura di essere antipatici, noi dobbiamo avere paura di non essere veri, autentici.
questa è una delle prime cose, se effettivamente vogliamo il cambiamento culturale che ci spetta, perché noi siamo in prima linea in questo cambiamento culturale. Non possiamo permetterci solo di non capire quali sono i metodi per creare le priorità. Noi abbiamo 20 punti da realizzare come parlamentari e abbiamo anche le possibilità di realizzarle all'opposizione. La cosa pazzesca, assurda, che se noi effettivamente siamo in grado di portarci dentro la rete, e per quanto mi riguarda io mi sono portato dentro la rete a partire dai collaboratori che ho scelto, perché c'è Massimiliano Petrucci, che tutti quelli che hanno fatto la battaglia sull'acqua lo conoscono perché ha caricato tutti i video della battaglia della campagna referendaria sull'acqua, è uno dei fondatori della Decrescita Felice, c'è Roberto Salviani che ha portato l'acqua con le orecchie per tutta da giugno 2012 fino alle elezioni nazionali, spendendo 14 ore al giorno del suo tempo, ed è un antropologo, quindi cerca anche lui di darsi una declinazione minimalista nelle cose. Però minimalista significa ascoltare di più di quello che si parla e leggere di più di quello che si scrive. Quindi il mio è un monito culturale, perché noi stiamo cercando di fare questa cosa anche in Parlamento, che è estremamente pericolosa. Noi possiamo fare dei grandissimi danni al movimento dall'interno. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare in un mondo che non avete idea è di un burocratico pieno di regolamenti per come si attua un ordine del giorno in assemblea, come si attua un ordine del giorno in commissione, come si propone un emendamento, come si propone un subemendamento, quali sono le giuste priorità per creare consenso, perché noi effettivamente abbiamo una verginità che possiamo spendere. Se ce la spendiamo male, creiamo dei danni. Quindi a volte il fatto che alcune persone non sono immediatamente visibili, bisogna dargli fiducia, perché sono quelli che stanno cercando di creare, oltre a dei contenuti, anche delle procedure corrette che possano essere com'è che si dice? Scusate, io ho le pause alla Celentano, cioè, delle procedure corrette, un'altra? Un precedente, perché noi abbiamo creato dei precedenti incredibili. Pochi di voi sanno che sulle regionali, e qua crea un danno in diretto a Silvana, hanno un gruppo di 1000 persone che sono censite come attive dai meetup locali con diritto di voto. Pochi di voi sanno che se uno di voi mette una proposta sul meetup del Lazio, dove si sono prese tutte le decisioni, e lo appoggiano 25 persone, questo ha diritto ad andare a sondaggio a 1000 persone. Cioè nel piccolo noi abbiamo un sistema dal basso che è stato creato con la fatica di molti. Uno dei pionieri era Andrea Maggi, che ha creato il primo sistema di sondaggi dopo il lutto che abbiamo avuto nel 2008 alle amministrative comunali, che non è mai stato vertenziato, è stato un primo sistema di sondaggi dal basso in cui tu apri delle discussioni, le sviscere con gli addetti ai lavori, con i curiosi, con chi ha tempo, crei un consenso sul tema, ci sono i controlli incrociati sui contenuti. E in questi controlli incrociati noi abbiamo la possibilità di portare avanti il meglio, abbiamo la possibilità di portare avanti un sistema sanitario domiciliare e locale in cui sono i medici, i sanitari che vengono a casa vostra con delle spese che sono dimezzate, e praticamente i fisioterapisti che vengono da voi secondo un calendario, uno psicologo che magari in una situazione di abbandono, voi sapete che ogni 2 settimane va da quella signora, e questi sono dei modelli che però bisogna andarseli a vedere, bisogna mettersi in posizione di ascolto se non vuoi studiare, perché ci sono nella rete, ci sono, bisogna saperli raccogliere e convogliarli dentro dei contenitori. Quindi attenzione anche quando venite da un eletto, dice, sai, tu devi fare il reddito di cittadinanza subito. No, noi dobbiamo mettere nelle condizioni la commissione affari costituzionali, perché questa è una riforma costituzionale, tutti quelli che sono interessati a dibattere sul tema, metterli insieme con un forum, con un meetup. Io sono appassionato di meetup perché secondo me funzionano, sono referenziati, li puoi controllare, puoi vedere quanto hanno lavorato su quel territorio, quanto hanno lavorato su un tema, se si sono iscritti a 220 meetup come era Marino Mastrangeli, che ti fa capire che insomma questa persona qualche problemino ce l'ha, insomma, però la rete non è perfetta, perché può essere migliorata dall'interno. Noi dovremmo essere uno strumento a servizio della rete, prima di tutto. Quindi aiutateci a fare rete, perché la rete è il nostro nuovo modello culturale. Grazie. Grazie.
Resisti. Col contatto, così senti, quello si sta aperto. Perché dico questo? Quello che ha parlato prima di me ha studiato medicina. Io faccio una domanda, solo una, che va portata avanti perché ho lavorato all'ospedale. Tutti i partiti hanno il vizio di denunciare. Noi siamo tutti buoni a denunciare. È come il medico pietoso. Il medico pietoso ha fatto la cancrena, non te dà la cura, oppure te dà la cura, ma con gli effetti collaterali. Io ho fatto occupazione della casa, ci hanno venuta. Poi c'è l'IMU, dopo l'IMU non voglio che mi venga casa per fare appendicite a mio nipote. Allora, dei punti di riferimento per tutti, non soltanto con il futuro che io li capisco, l'appoggio, ma nei fatti, loro ci mettono la faccia. Io sinceramente, scusate il mio modo proletario, il culo non ce lo metto, scusate, ma è la verità. Stiamo a parlare proprio di questo, perché precedentemente tutti i politici hanno fatto come va. A Grecia la stanno a vendere, Milano solo stanno a comprare gli arabi, e ancora stiamo a parlare di denunce e di mafia. La mafia qui nel quartiere c'è. Allora date un punto di riferimento, di dibattito, dove la gente può parlare e discuterne a contatto umano. Se siete proiettati sul futuro, allora un'altra cosa, io sono da buttare. Ciao, grazie. Ti rispondo immediatamente, anzi ti ringrazio. No, ma il bello è che già l'abbiamo dichiarato pubblicamente, quindi mi hai praticamente fornito un assist e ti ringrazio. No, ma a parte lo stimolo, è un'ottima idea che noi già ci abbiamo avuto. Noi faremo, ma spero pure in tutti i municipi di Roma, ogni mese, ogni due mesi, insomma, quando sarà opportuno, una riunione aperta a tutti, cittadini, associazioni, come... No, ma chiunque può fare delle proposte. Allora, il discorso, guarda, tu hai centrato proprio lo spirito della base del movimento, cioè il movimento, quello che diceva un po' più in maniera articolata Massimo Baroni, che è uno dei nostri parlamentari, è proprio questo, che un'idea può partire da chiunque, se l'idea è buona poi va avanti, addirittura ti dirò di più, magari tante persone non stanno su internet, però questo meccanismo che tu hai citato in maniera semplice, cioè dicendo un'assemblea aperta dove uno va e propone, è stato studiato, è stato strutturato, è stato diciamo messo in pratica su internet con una piattaforma che si chiama Liquid Feedback. Ovviamente quello è il futuro e sarà lontano, però siccome noi entreremo nelle istituzioni tra una settimana, le assemblee già le potremo fare. Una volta al mese si prenderà la sala cinema, si invideranno tutti, dai cittadini, dall'ultimo, ovviamente poi se si prende una decisione si prende in maniera aperta e trasparente, perché non è che possiamo continuare a fare, sì questa associazione la riceviamo, questo comitato sì, quel centro anziani sì, ah quell'altro no però, quello lasciamolo, allora le cose si decidono tutti insieme, si farà un'assemblea aperta, ovviamente se c'è un tema si farà pure tematica, che ne so, per dire i centri anziani, si invitano tutti i centri anziani, e il discorso della casa, sentiamo le varie parti, le varie associazioni, i costruttori, eccetera, eccetera. Questo è il movimento e lo applicheremo dalla settimana prossima, ok? Questo è, mi dispiace, ma mi hai proprio invitato a nozze e ti ringrazio. Guarda, io per dimostrarvi che noi ci crediamo proprio al futuro, vorrei invitare a parlare il candidato più giovane di tutta Roma, Ivan Grieco, se gentilmente si avvicina, perché dopo Massimo Baroni, che è un parlamentare, è giusto spezzare il nostro ambito facendo parlare la persona più giovane di tutta Roma. Sì, è una trappola. Ha fatto la trappola. Grazie. E niente, sono Ivan Grieco, ho 20 anni, abito a Torre Maura, ho studiato al liceo classico al Canto. E insomma, io diciamo ero un po' stufo di tutti questi partiti e quando ho conosciuto un po' il Movimento 5 Stelle ho deciso subito di partecipare, di iscrivermi insomma al blog, poi piano piano ho partecipato anche alle riunioni municipali e niente, ho voluto partecipare perché penso che noi giovani prima di tutto dobbiamo per forza cercare di fare qualcosa per riprenderci il nostro futuro che a mio malgrado insomma ci hanno un po' tolto. Bisogna dire che anche parecchi giovani purtroppo non si stanno interessando alla vita politica
e alla vita sul territorio, e questo purtroppo è un problema, però cercherò insieme agli altri ragazzi del gruppo di farli partecipare, anche perché la partecipazione è tutto. Noi vogliamo entrare nelle istituzioni e far entrare i cittadini al suo interno, per forza, perché bisogna assolutamente ridare in mano il municipio e anche il comune a noi cittadini. Per troppo tempo si sono rinchiusi dentro questi palazzi, hanno formato le loro famiglie, come dicono in Sicilia, impedendoci di sapere cosa succede. Si sono esternati, loro è come se fossero sul Monte Olimpo e noi da sotto siamo negli inferi proprio. E niente, vi ringrazio, insomma, è bello avervi tutti qui oggi. Davano la pioggia, per fortuna oggi c'è il sole. Grazie. Grazie Ivan. Allora, io lascerei la parola a un'altra candidata al comune, Laura Pelosi, che ci darà il suo contributo per la vicenda di tutto il Campidoglio, che non è da poco, insomma, grazie. Buonasera, grazie a tutti. Sono Laura Pelosi, candidata al Consiglio Comunale, adesso si chiama Assemblea Capitolina. Io volevo soltanto spostare un attimo la vostra attenzione sempre sul mio pallino, che sono le questioni di genere, vale a dire le questioni legate alle donne, le questioni legate alla cultura nei confronti delle donne, una cultura che preferisce insegnare alle donne delle mosse di judo piuttosto che insegnare ai figli maschi che la violenza alle donne non è una cosa fatta bene. E la donna spesso un po' scoppio ritardato, però. La donna spesso è sola, e questo io vorrei combattere contro la solitudine. La solitudine che a volte si crea anche all'interno della famiglia, la solitudine di una mamma single che non è aiutata da nessuno, che ha l'asilo nido, se riesce a mandare un figlio alle 4 glielo mette fuori dall'ufficio e lei magari torna alle 7 a casa. Sono problemi che sembrano piccoli, ma sono problemi che sconvolgono la vita di una donna e di un figlio. Ecco, questo sarà il mio obiettivo: aiutare tutte le persone che in questo momento si sentono sole e si sentono indietro, quindi non solo le donne, ma tutti quelli che hanno un motivo per essere stati lasciati indietro. Grazie. Grazie Laura, grazie. Allora, aspettiamo diciamo Roberta Lombardi che arriva, però io vorrei fare un po' una sintesi, diciamo, per la forza del movimento dove sta, cioè il movimento è trasversale, quindi abbiamo dimostrato che chiunque venga eletto, ma anche chiunque partecipi, potrà arrivare a influenzare le scelte del proprio politico. Cioè la delega non esiste più, quindi un'idea che parte pure da un signore che viene qui e prende il microfono al volo potrebbe essere l'idea giusta, e quindi può rimbalzare nelle sedi opportune, perché una delle cose che abbiamo sentito e veramente non vorremmo sentire mai più è che le competenze sono di un'altra persona, cioè il municipio si occupa solo, questo non è di mia competenza, è di competenza del comune, e il comune dice no, beh, questa è di competenza regionale, la regione no, però la competenza è al carattere nazionale del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Ambiente. E quindi che succede? Che questa è la tragedia vera, cioè la piramide che hanno costruito serve solo a isolare le buone idee, cioè quello che parte dal basso non è solo una sensazione, è un sentire collettivo. Noi questo stiamo ricreando, cioè oggi il sentirsi comunità, che succede anche nelle piazze dove va Beppe Grillo, che anche di recente, tipo 2-3 giorni fa, si sono abbracciati tutti quanti, è questo quello che ci hanno tolto, cioè nel tempo noi ci hanno ridotto le persone al massimo dell'individualismo, cioè ognuno pensa per sé, e quindi si è perso il senso di comunità. Il movimento è questa la vera sfida, cioè bambini che giocano, persone che fanno politica, piazze che funzionano,
Cioè la retorica è finita, perché le persone vogliono capire che cosa è successo. Quindi lo strumento del Movimento 5 Stelle non è una cosa che va guardata da lontano, è una cosa che serve per rivedere la nazione. Cioè quello che diceva una delle prime persone che ha parlato, cioè la scossa che gli abbiamo dato, non è una cosa passeggera, è una cosa endemica. Perché? Perché i partiti purtroppo si sono dimostrati incapaci di capire quello che sta succedendo nella società. Cioè uno che diventa parlamentare e poi non riesce più a interloquire, a sentire, ad avere il minimo dell'idea di quello che stanno provando le persone, perché prendono 19.000 euro al mese e quindi non hanno più il minimo della percezione di quello che vuol dire lavorare, che vuol dire stare a contatto ogni giorno con bollette, spesa, mutuo della casa, problemi di ogni genere. Quindi allora, innanzitutto dal Parlamento, noi da oggi ci prendiamo un impegno tra di noi, ma già è diverso tempo che ce lo siamo preso, ed è quello di ricostruire una rete che funzioni al servizio dei cittadini. Cioè una persona qualsiasi potrà entrare nel movimento, semplicemente esporre la sua idea a una struttura del movimento, cioè a una persona qualsiasi del movimento, e questa persona potrebbe anche farla rimbalzare ai massimi livelli, quindi avere una idea chiara di quello che è il movimento oggi per loro è devastante. Per quello che in tutte le trasmissioni non si parla del metodo. Cioè la rivoluzione culturale e la rivoluzione di processo che sta facendo il movimento è proprio questa, cioè cercare di riprendere tutti i cittadini e di farli partecipare, ma non tipo come quando fanno le varie consultazioni al municipio, qui che chiamano, espongono un problema tipo il master plan, che hanno fatto vedere che volevano sentire la voce dei cittadini. Cioè il master plan è stata una delle più grosse operazioni mediatiche fallite del nostro sindaco Alemanno. Ci hanno convocato addirittura per parlare, per sentire la voce dei cittadini. Non si è presentato nessuno dei politici. In municipio c'eravamo noi, un paio di giornalisti e un tecnico dell'ufficio che è preposto a fare questo tipo di servizio, cioè trasparenza, che poi trasparenza non è, perché è solo a livello consultivo. Se noi riusciremo nel nostro progetto, alcune parti del bilancio verranno messe a disposizione dei cittadini e verranno utilizzate per quello che veramente serve ai cittadini. Cioè è una rivoluzione in atto. Mi dispiace solo che la vecchia politica ancora non l'hanno capito. Qui purtroppo ci sono persone, ieri una presidente di un centro anziani di cui non faccio il nome si è trovata a darmi ragione, perché nonostante alcuni politici amino comprare i voti oppure amino offrire aperitivi, cene eccetera eccetera, le persone poi si ritrovano dentro al pronto soccorso che stanno 4 giorni, persone anziane, 4 giorni e 4 notti sulla barella e stanno in attesa di una visita. Il figlio di questa signora, che era insomma la presidente di un centro anziani, ha dovuto minacciare di andare alla Procura della Repubblica. Questa signora è stata immediatamente spostata in una stanza del reparto e si è fatto 1 mese, perché è entrata con un'influenza abbastanza critica, e si è dovuta fare 1 mese perché gli è venuta la broncopolmonite, perché è stata 4 giorni al pronto. E allora che senso c'ha prendere 50 euro per un voto, oppure prendersi un aperitivo, oppure andare a una cena per poi ritrovare l'ospedale che è in fallimento? Cioè Tor Vergata, qui abbiamo seri problemi al pronto soccorso, è un disastro, purtroppo. Però lo sai che c'è? Che le persone sono state abituate a guardare solo il proprio piccolo, poi quando si girano dall'altra parte il mondo crolla. Quindi, guarda, purtroppo lì è veramente una cosa scandalosa. Però
Sì, no, ma ultimamente c'è morta una persona qui. Ma il problema, sai che è? Di sistema, perché noi che facciamo? Spendiamo 3 volte in più del costo normale per la metro C e poi ci stupiamo se al pronto soccorso c'è il disastro. Queste persone hanno fallito nelle scelte. Cioè, una delle prime cose che faremo, ma penso proprio tutti, è quella di riaprire i bilanci, di renderli pubblici. Io comunque no, non mi voglio dilungare perché c'erano pure qualche altra persona che doveva parlare. Ecco, cosa fondamentale, noi abbiamo pensato di fare degli incontri mensili, cioè praticamente ogni cittadino potrà partecipare a degli incontri mensili. Noi speriamo di mettere la sala cinema a disposizione. Lì sono abbandonati, prego. Enrico Stefano. Dovete venire proprio ai comparti. Io abito al comparto R5, ci sono 3 fabbricati immensissimi che sono degradati da 30 anni, da quando ci siamo venuti qui. Abito a Gerno degradati perché dentro le case già erano tutte degradate dentro perché non funzionavano i servizi igienici. La carta di che scava addosso perché l'avevano attaccata male, insomma, che il mattonello se ne voleva. Insomma, a me mi è costato un sacco di soldi per poterla ristrutturare sta casa. E poi un'altra cosa, dovete alla Romeo, cioè che gestisce, diciamo, tutto il patrimonio delle case popolari a Roma, che non fanno le manutenzioni straordinarie dentro gli appartamenti, che sono degradati, uno schifo. Chi c'ha un po' di possibilità ha fatto qualche cosa, io perché prendo la pensione, con mia moglie per una piccola pensioncina ho potuto fare qualche cosa, ma ci stanno persone che non possono fare niente. Anzi, io ho dovuto riparare un guasto che mi ha fatto uno al piano di sopra, allora io ho detto chiama la Romeo non è venuta perché non viene come dal solito, io ho dovuto pagare la riparazione che insomma mi doveva pagare lui, ho dovuto pagare io per aggiustargli il danno che mi aveva fatto lui. Insomma, queste cose non si fanno, ecco, a Romeo dovete mettere sotto accusa a Romeo che ha fatto di peggio, tutto di peggio ha fatto. Grazie. Allora, io ti ringrazio per questa domanda perché, vabbè, magari rispondo subito. Allora, noi a livello comunale la prima cosa che faremo è aprire i cassetti. Ma aprire i cassetti che significa? Capire le gestioni delle municipalizzate, che cosa hanno fatto. Ovviamente adesso non c'è Marcello De Vito perché era la persona più indicata per risponderti, però poi faremo parlare anche Gianluca che è un altro consigliere regionale. Questa gestione scellerata di AMA, ATAC, diciamo anche Romeo, perché a sto punto se non c'è un riscontro da parte delle persone, cioè le spese ci sono, le aziende municipalizzate costano, attenzione da alcune cooperative, però dovremmo vedere, perché veramente dare in mano dei soldi a persone o a cooperative poi diventa un altro discorso, quindi la soluzione in tasca non ce l'abbiamo, però partiremo con la trasparenza, cioè capire i soldi che fino hanno fatto. Ok, questo è un impegno che non mi prendo io, ma è già scritto nel nostro programma, quindi i nostri consiglieri comunali e il nostro candidato sindaco già l'hanno, diciamo, elencato nel programma, cioè capire ed entrare nel merito della gestione delle municipalizzate. Addirittura proponiamo di internalizzare alcuni servizi, cioè il discorso inverso dell'esternalizzazione, cioè abbiamo dato in appalto troppe cose, dobbiamo tornare a utilizzare il pubblico, un pubblico che funziona e un pubblico che tiene conto dell'indice di gradimento dei cittadini. Questo è quello che abbiamo, è nel nostro obiettivo, vedremo se riusciamo a realizzarlo. Non è facile perché questo sistema è abbastanza tenace da sconfiggere, non è facile. Guarda, io do un'altra domanda e poi diamo